Questo fumetto mostra un atto sessuale turpe che non posso descrivere nemmeno in termini scientifici. Dovrebbe essere vietato dalla legge. Si stava diffondendo un'idea che avrebbe travolto il mondo dei fumetti come un'onda anomala. Alcuni credevano che i fumetti fossero moralmente devianti e che avessero causato l'ondata di delinquenza giovanile durante il secondo dopoguerra. Molti fumetti sono assassini, uccidono il tempo e l'immaginazione. La loro unica legge è la violenza. Il dissenso sfociò nell'isteria con la pubblicazione di Seduction of the Innocent di Frederick Wertham. Il saggio accusava i fumetti di corrompere la gioventù americana. Le ha provate tutte. Secondo lui, il rapporto tra Bruce Wayne e Dick Grayson era pieno di sfumature sull'omosessualità. Secondo il dottor Wertham, non aveva senso che due giovani uomini abitassero sotto lo stesso tetto, si allenassero insieme e indossassero costumi attillati, a meno che non avessero una relazione. Seduction of the Innocent affermava che i fumetti come Batman e Wonder Woman spronavano i lettori a essere gay. Per Wonder Woman non era del tutto falso. In America si facevano roghi di fumetti. I bambini facevano la spia ai genitori dicendo che i fratelli nascondevano pile di fumetti sotto il letto, nel garage o in soffitta. Esistono almeno 400... Il timore di un'indagine federale e di eventuali sanzioni spinse le case editrici ad agire. Nel 1954 formarono la Comics Code Authority per autocensurarsi e difendere la propria esistenza. Non si potevano pubblicare fumetti con orrore o crimine nei titoli. Alla fine della storia il bene doveva prevalere sul male. Non si poteva nominare il divorzio o essere poco lusinghieri con la polizia. Era meglio che le donne non ricoprissero ruoli principali e non dovevano comparire né zombie né fantasmi. Era un cappio alla creatività.